Buonasera a tutti. Questa sera cerchiamo di ripetere, speriamo con un successo migliore della volta scorsa, della settimana scorsa, la serata riguardante le regole d'Ampezzo. Prima di dare la parola alla Simonetta Pollazzi che presenterà la serata, volevo scusarmi con l'inconveniente di una settimana fa, ma come avete visto dal post, prontamente inserito sulla nostra pagina Facebook dal nostro regista Antonio Calabretta, è stato un problema legato alla piattaforma che usiamo, cioè a StreamYard, la quale si è scusata, ci ha assicurato che le connessioni ora sono state con Facebook, sono state ristabilite e quindi speriamo, sicuramente sarà così, che questa sera le cose andranno meglio. Do subito la parola alla Simonetta, in modo che possa presentare come merita Stefano Lorenzi e la serata di questa sera. Buonasera a tutti. Grazie e benvenuti a tutti. Questa sera abbiamo con noi per questa conversazione il dottor Stefano Lorenzi. Il dottor Stefano Lorenzi è una persona che riesce a coniugare il lavoro con la sua passione, le regole appunto. È direttore generale delle regole di D'Ampezzo e direttore generale del Parco Naturale delle Dolomiti D'Ampezzo. Questa è la sua passione, infatti nel 2006 lo vediamo tra i fondatori della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva e di cui è stato vicepresidente. Presidente è stato del coordinamento Regione Veneto che ha fondato lui stesso nel 2007. Membro onorario del Consorzio Internazionale ICCA, Indigenous Communities Conserved Areas, lavora con la rete internazionale di villaggio con scambi internazionali, sempre a proposito del mantenimento degli antichi istituti giuridici nei loro aspetti ambientali, culturali, economici e sociali. Quindi il dottor Lorenzi è il segretario generale, scusa, il segretario generale delle regole e del parco. Il parco che a noi è così caro perché spesso è la meta di molte nostre escursioni del CAI. È un parco che è in circa 11.200 ettari, mi corregga il dottor Lorenzi, tutto di territorio di proprietà delle regole, senza insediamenti abitativi, tutto privo di anche impianti sciistici. Perché lo dico? Perché questo parco nel 1990, per la prima volta in Italia, un parco regionale, è stata affidata la gestione alle regole. Ma mi sembra molto importante sottolineare le motivazioni che hanno portato ad affidare questa gestione, in virtù della specificità delle forme antiche di gestione del patrimonio naturale ampezzano, da esse conservato e tutelato in centinaia di anni. Queste sono le motivazioni e su queste motivazioni vorrei dare la parola al dottor Stefano Lorenzi perché ci parli di che cosa sono le regole d'Ampezzo e della proprietà collettiva. Buonasera a tutti, vi ringrazio di darmi questa opportunità anche su questo canale di parlare delle regole d'Ampezzo, della proprietà collettiva, di parco, di gestione del territorio, che come appunto ha detto la Simonetta è il mio lavoro, io ci lavoro da più di 30 anni, ma è anche la mia passione perché è un qualcosa che in cui credo, è un sistema di valori in cui credo e che cercherò questa sera, appunto nel tempo che mi ha dato a disposizione, di illustrarvi. E vi porterò a vedere un aspetto di Cortina che a molte persone è sconosciuto. Cortina è famosa per le sue bellezze naturali, per il turismo, ma è meno conosciuta per quello che ci sta dietro, per quello che c'è dietro le quinte, chi gestisce il territorio e come lo gestisce. Per iniziare il nostro discorso sulle regole, dobbiamo parlare un po' delle proprietà collettive. È un discorso, un approccio, diciamo, giuridico che però cerco di facilitare al massimo. E
Che cos'è la proprietà collettiva? La proprietà collettiva è una forma di proprietà che è a metà strada tra il pubblico e il privato. In Italia la nostra Costituzione dice che la proprietà è o pubblica o privata, quindi o è pubblica, quindi è proprietà di tutti i cittadini, oppure è privata ed è proprietà dei soggetti che ne sono intestatari. C'è una terza forma di proprietà, una terza forma di possesso del territorio, che è appunto la proprietà collettiva. È conosciuto come proprietà di usi civici o comunità aperte, cioè sono terre in cui che appartengono soprattutto ai comuni oppure alle frazioni, in genere sono sempre terre naturali, terre agro-silvopastorali, coltivate, boschi, pascoli, pertinenze, che appunto negli usi civici abbiamo queste proprietà intestate ai comuni, ma i cui diritti di uso del territorio sono riconosciuti ai cittadini che vivono su quel territorio. Quindi quando uno è cittadino che è residente in quel determinato comune dove ci sono gli usi civici, acquisisce anche i diritti su quelle terre, che sono soprattutto i diritti di legnatico, sono i diritti di erbatico, di pascolo, sono i diritti che poi andremo a vedere, quelli che sono stati gli usi tradizionali del suolo. In altre situazioni invece abbiamo le comunità chiuse, che vengono conosciute con il nome di regole. Le comunità chiuse, cioè le proprietà collettive chiuse, sono intestate e appartengono non a tutta la comunità che risiede su un territorio, ma solamente a un determinato numero di famiglie, che generalmente sono le famiglie più antiche che hanno abitato il territorio nel tempo e che hanno poi trasmesso questi diritti ai loro discendenti. Nel Veneto abbiamo diverse denominazioni di queste proprietà collettive, le chiamiamo regole nel bellunese, o anche soprattutto nel bellunese, abbiamo le vicinie nella zona dell'Altopiano di Asiago, per esempio. Abbiamo delle società di antichi beni originari nella provincia di Rovigo, quindi terre che normalmente erano terre appartenenti a delle comunità di villaggio che venivano gestite e venivano appunto vissute in modalità particolari, che appunto la proprietà collettiva. Oggi è una cosa che non si conosce, per lo più è abbastanza sconosciuta, se non magari a chi è un po' più a contatto con questa realtà. Una volta, soprattutto sulla catena alpina, erano la norma. Le comunità, le proprietà collettive, le comunità di villaggio cosiddette, erano sparse ovunque. E poi per varie vicende storiche sono in parte scomparse, in parte sono state assimilate ai comuni. Andando più nello specifico di quella che è il racconto che voglio farvi questa sera, parliamo delle regole ampezzane, delle regole cadorine, quindi ci troviamo nella parte alta della provincia di Belluno, nella parte più a nord della provincia di Belluno, dove già nel Medioevo sono documentate queste proprietà collettive. Queste comunità si erano date delle, appunto, regole, le hanno chiamate così perché erano delle regole che si davano le persone per vivere in un certo modo. Una volta erano le regole orali, quindi passate, tramandate verbalmente di generazione in generazione, poi dal XIII secolo, quindi parliamo di 800 anni fa, scritte in laudi. Queste regole, cioè questi codici di comportamento e di gestione del territorio, venivano laudati dalle persone, laudati nel senso diciamo del latino, del tardo latino, che significa decidere. Laudamus quod, i nostri antenati, decidiamo che facciamo in questo modo, facciamo in quest'altro. Questi laudi erano stati poi riuniti nel Cadore, nella grande comunità del Cadore, in uno statuto che è noto come statuto cadorino dei primi del 300, che era un codice civile, un codice penale ante litteram, dove nel resto dell'Italia, dell'Europa, c'era il regime feudale ancora, c'erano le signorie, e quindi c'erano delle amministrazioni della cosa pubblica, dei beni pubblici molto autoritarie, molto accentrate. Da noi c'era questa forma di buon governo, che appunto è un po' rappresentata dalla,
da quell'allegoria del buon governo che troviamo a Siena, che è proprio dello stesso anno dello Statuto Cadorino. E quindi abbiamo una popolazione che ai margini nelle terre di margine, che erano poi soprattutto le terre di montagna, che erano un po' più povere, quindi meno interessanti per i potenti dal punto di vista economico, c'erano queste persone che già 800 anni fa potevano regolamentare la loro vita nel modo che preferivano, secondo le loro modalità. Non sarà una lezione di storia, proprio sorvolo velocemente, ma dobbiamo partire dalla storia per capire queste cose, per vedere che queste proprietà collettive e il senso che ne portano sono legati alla storia, quindi radicati in quello che è il sangue delle persone che hanno vissuto qui. Per andare più nello specifico nell'area ampezzana, vediamo che in qualche data, che dal 1200 in poi, abbiamo avuto varie dominazioni, passaggi di potere, partendo da Aquileia, poi per molti anni nella Repubblica di Venezia, poi conquistati da Massimiliano I nel 1509, quindi entrati nell'impero asburgico, e poi ancora fino al 1918, siamo rimasti fino alla fine della Grande Guerra, siamo rimasti con l'Austria, poi passati al Regno d'Italia e quindi ancora nella Repubblica Italiana. Ad ogni passaggio la comunità si interrogava e soprattutto chiedeva ai nuovi principi di turno di poter continuare ad esercitare le loro usanze, i loro modi di gestione del territorio. E grazie un po' alla loro capacità di riuscire a convincere i potenti dell'epoca, forse anche perché in fondo erano delle piccole comunità contadine che poco importavano ai grandi della storia, e un po' grazie alla loro abilità, un po' grazie alla benevolenza di questi principi, si è riuscito a mantenere questi laudi, questi principi, e dopo andremo a vedere meglio che cosa sono, nel tempo fino ad oggi, i laudi si sono tramandati fino ad oggi, arrivando ad avere a Cortina uno dei più grandi, nel senso più ampi e più strutturati, esempi di proprietà collettiva che abbiamo in Italia. Una forma di proprietà che vi dicevo è residua, nel senso che ce n'è poca, ormai è rimasta in pochi esempi, soprattutto appunto nel Bellunese, ma che ce n'è, per chi è interessato, in moltissime parti dell'Italia, in modi e declinazioni diverse, in culture diverse l'una dall'altra, ma che hanno come base i principi di solidarietà. E andremo adesso a vedere quali sono questi principi e perché sono nati. In questa immagine vediamo Cortina come è oggi, come l'immagine di una località turistica nota, molto bella per lo sci, per l'escursionismo, per l'alpinismo, e chi appunto, essendo anche noi su un canale del CAI, sapete bene di cosa sto parlando. Però se facciamo un salto indietro di un secolo, vediamo che la nostra valle era una valle appunto boscosa, di alta montagna, che parte, il fondovalle è a 1200 metri, arriviamo fino ai 3200 e oltre metri delle cime delle montagne, quindi un luogo difficile in cui vivere. Oggi chiaramente con la comodità che abbiamo è molto più facile. Un tempo per viverci bisognava tagliare il bosco, bisognava dissodare la terra, ricavare, strappare alla natura ogni palmo di terra per poter da coltivare e da vivere. In questo modo la gente capì, da noi come altrove, che soprattutto nelle piccole comunità, se si sta insieme, se si collabora, se si vive e si cerca di stare uniti collaborando, si può prosperare. E quindi il principio della proprietà collettiva è nato appunto in questo Medioevo, dove decisero che tutto ciò che era, diciamo, in fondo valle, quello che ogni famiglia riusciva a ricavare dal proprio maso, per la propria casa, era proprietà privata naturalmente, ma tutto quello che era oltre, dal limite del bosco in su, era proprietà collettiva, quindi proprietà di tutti. Tutte le famiglie avevano dei diritti, montavano dei diritti su questa proprietà, che erano sostanzialmente il diritto di pascolo, quindi portare gli animali al pascolo, importantissimo durante l'estate, mentre giù si faceva la fienagione, diritto di legnatico, quindi la legna che serve per il riscaldamento della casa durante l'inverno, durante l'anno, per cucinare,
il diritto di legname per costruire la propria casa, di prendere pietra per costruire, dell'acqua, cioè di tutti quelli che erano i beni, le risorse naturali che la natura lì in alta montagna dava. Tutto ciò che erano le eccedenze, cioè quello che le famiglie non utilizzavano per loro usi familiari, veniva venduto, soprattutto il legname. Ne conosciamo, appunto, essendo appunto nel Veneto, conosciamo la storia della Serenissima, del grande bisogno di legname che aveva per la flotta, e molto di questo legname veniva dal Cadore, veniva da Lampezzano. Quindi venivano tagliati questi alberi, venduti come legname da opera. Ciò che la comunità ricavava dalla vendita di questo legname era del denaro che serviva per acquistare beni che in valle non erano disponibili, quindi i metalli, i tessuti, il grano, e cereali e semenze che in valle non potevano essere prodotti, e quindi rivenduti alle famiglie sotto prezzo. Quindi era una comunità estremamente solidale. E questo principio di solidarietà, un motto che usiamo ancora oggi, che è il diritto viene dal bisogno, ha permesso un'economia di sostentamento, un'economia che ha permesso a questa comunità di prosperare, di vivere fino ad oggi. Parlo di Ampezzo, ma parlo negli secoli scorsi anche di molte vallate alpine che hanno vissuto le stesse modalità. E questa cosa si è tramandata nello spirito e nel sangue di queste persone fino ai giorni nostri. Oggigiorno abbiamo i laudi, come c'erano 800 anni fa, anche oggi abbiamo i laudi. Laudi che sono naturalmente degli statuti che le regole hanno e che hanno la possibilità di gestire in autonomia e che sono adeguati ai tempi di oggi, ma che si ispirano ai principi di solidarietà che c'erano un tempo. Una proprietà collettiva che nel tempo è stata conservata, consolidata e che oggi permette alla comunità, alle regole d'Ampezzo, appunto, diventate un'istituzione, di avere la proprietà circa di 2/3 del territorio di Cortina. Se guardiamo in questa immagine, abbiamo il territorio del comunale di Cortina, dove la parte in verde è la proprietà regoliera. Quindi noi immaginiamo che tutto ciò che si vede da Cortina, dalla linea del bosco in su, quindi oltre le case, oltre i prati falciati, tutto quello che c'è da lì in su fino alle montagne, è quasi tutto, per il 90% è proprietà regoliera, proprietà indivisa, proprietà collettiva. E quindi questa proprietà ha un valore enorme da un punto di vista naturale, se vogliamo, oggi, perché la custodia e la gestione prudente che c'è stata della proprietà collettiva nel tempo ha permesso la conservazione di un territorio integro nelle sue caratteristiche di naturalità. Sì, un paesaggio coltivato, bosco coltivato, pascolo coltivato, ma con criteri che hanno mantenuto un equilibrio nel corso del tempo. Oggi abbiamo una proprietà regoliera che sono 16.000 ettari di boschi e pascoli in proprietà. Più altre zone, le zone in rosso che vedete sono le cime delle montagne, quindi la Tofana, la Croda Rossa, il Sorapis, la Croda da Lago, le Cinque Torri, per chi conosce le nostre zone, il Cristallo, che sono proprietà del demanio dello Stato, che le regole hanno in affitto dallo Stato, per cui gestite direttamente anche da noi anche queste terre. Abbiamo la gestione di 5 maghe, quindi ci si porta ancora il bestiame al pascolo, si mantengono i pascoli, si mantengono i boschi, si fa tanta attività perché la proprietà e il territorio è grande e va comunque gestito. Qualche numero, la gestione della selvicoltura, oggi le regole sono soprattutto un'azienda forestale, perché noi abbiamo grandi estensioni di boschi che sono pianificati secondo quelle che sono le leggi e da cui si ricava legname da opera. Tagliamo circa 5-6 mila metri cubi all'anno di legname da opera, e soprattutto conifere, quindi abete rosso e larice, che vengono venduti per a privati, quindi a segherie prevalentemente, e portano un certo reddito alla comunità, che viene reinvestito sul territorio. Abbiamo comunque l'esercizio dei diritti dei regolieri sotto forma, per esempio, della legna da ardere, 1.400 metri cubi stimati. Quindi qui da noi
ci si scalda ancora moltissimo con la legna, le famiglie regoliere vanno nel bosco a raccogliersi la legna per scaldarsi d'inverno, utilizzano parte del legname per la loro casa, perché hanno il diritto di poterlo fare. E quindi è una gestione forestale complessa, regolamentata, ma diciamo molto, molto, molto impegnativa. I pascoli, vado un po' veloce perché tante sono le cose da dire, magari poi lasciamo eventualmente alle domande, poi se qualcuno ha bisogno o ha curiosità di avere qualche dato in più. Abbiamo molti ettari, un migliaio di ettari di aree pascolate di media alta montagna, e su cui vengono caricati bovini e ovini soprattutto, e dei quali solo in parte sono animali che appartengono a allevatori locali, in quanto l'allevamento in valle è andato in regresso un po' ovunque, e molti vengono da fuori. Noi ci teniamo a mantenere aperti i pascoli, attivate, come li chiamiamo, le monti, cioè le zone dove gli animali pascolano, perché il pascolo degli animali, oltre a mantenere un paesaggio caratteristico, conserva un certo assetto del territorio. In zone di media montagna, parlo di media montagna tra i 1600, diciamo i 2300 metri, se non si pascola, la natura porta al rimboschimento, quindi allo stato naturale della terra sarebbe quello del bosco, della conifera. Quindi se vogliamo mantenere un certo assetto del territorio, occorre il pascolo degli animali. Abbiamo una fittissima rete di viabilità forestale, di sentieristica. Ho fatto qualche, pensando appunto di parlare con persone che frequentano molto la montagna attraverso i sentieri e le cararecce, eccetera. Abbiamo appunto molti chilometri di strade forestali, di strade statali e regionali che attraversano il nostro territorio. Chiaro, essendo proprietari della maggior parte del territorio, sei a contatto con una viabilità sia di grande scorrimento, sia per esempio di strade forestali. Abbiamo una rete di strade chiuse al transito da questa legge regionale che vale in tutto il Veneto, oltre 200 chilometri di queste strade che noi manteniamo, sia per ragioni forestali, appunto di esbosco, sia perché sono una rete di frequentazione escursionistica importantissima, perché le persone possono muoversi all'interno di questo territorio. E è quasi 400 chilometri, 380 chilometri, ho fatto un conto recentemente, di sentieri CAI che vengono mantenuti. I sentieri, come ovunque, sono mantenuti dal CAI per legge poi dello Stato, la convenzione con il CAI centrale, però le regole danno una grande collaborazione alla sezione locale del CAI per la manutenzione del sentiero. I volontari del CAI da noi sono tantissimi, sono moltissimi soci iscritti e moltissimi volontari che si occupano della manutenzione dei sentieri. All'interno del parco la manutenzione dei sentieri la facciamo direttamente noi. Poi vi spiego la differenza tra ciò che è nel parco e ciò che è fuori parco. E la gestione del territorio porta anche a dover affrontare, a dover fronteggiare eventi eccezionali, come è stato l'evento Vaia, del ciclone Vaia dell'ottobre del 2018, che è stata una catastrofe un po' per tutto il nord-est italiano e non solo. Nell'Ampezzano siamo stati, tra virgolette, un po' più fortunati di altri, il ciclone ha battuto meno, quindi ha schiantato meno piante. In altre vallate limitrofe, qui vicine a noi, soprattutto nel Comelico, interi boschi sono stati rasi al suolo da questi venti fortissimi, da questo episodio climatico eccezionale. Magari ce lo siamo dimenticato dopo aver conosciuto l'entità di questo fenomeno attraverso il media e la stampa. Passati 2 anni nessuno si ricorda più, ma i segni sul territorio rimangono. Fate conto che, come vi dicevo prima, noi tagliamo e togliamo dal bosco proprio per la gestione circa 5-6 mila metri cubi di legname all'anno. In una notte sono caduti solo nel nostro territorio quasi 40 mila metri cubi di legname. Quindi tutto quello che noi tagliamo in 6, 7, 8 anni di lavoro
e sono caduti in una notte. Per cui questi sono problemi che poi vanno affrontati, il legname va, gli schianti vanno portati fuori per quello che è possibile, è venduto il legname dove si può, insomma c'è una gestione complessa e impegnativa nella gestione del territorio. Cosa fanno oggi le regole? Come vi dicevo, una gestione forestale prima di tutto è quella che impegna di più. La fotografia che vedete come foto notturna è la nostra sede, la Casa della Regole, quindi la Casa delle Regole, che è la sede della nostra istituzione, era una vecchia scuola elementare poi destinata appunto a nostra sede. Gestiamo i pascoli, manteniamo un territorio ampio e complesso, gestiamo un patrimonio ricco su cui vengono esercitate varie attività, non solo agro-silvo-pastorali, che è il nostro lavoro, ma anche turistiche, perché si vive di turismo. Abbiamo avuto molti lasciti, le regole, essendo un'istituzione così radicata, così dentro nella cultura del luogo, è anche beneficiaria, diciamo, della fiducia di tante persone che danno dei lasciti. Pensate che abbiamo una collezione di fossili, una raccolta di fossili di un regoliere benemerito che ci ha lasciato dopo una vita di studio. Abbiamo un museo paleontologico appunto dedicato a Rinaldo Zardini, questa persona che ha dedicato la sua vita allo studio della paleontologia, oppure il Museo Rimoldi. Mario Rimoldi è stato un grande collezionista di quadri, soprattutto nella prima metà del Novecento, ha donato la sua collezione alle regole ed è esposta nella Casa delle Regole. Abbiamo un museo dove raccontiamo questo che vi sto raccontando questa sera, il Museo delle Tradizioni e delle Arti Locali, per appunto portare l'attenzione del pubblico e far conoscere la nostra realtà. Ma le regole sono beneficiarie di donazioni, oltre che appunto di oggettistica, di libri, di biblioteche, anche di fabbricati. Ci sono persone del paese che non hanno eredi, che donano le loro case, le case dove hanno abitato, le loro proprietà alle regole, terreni e fabbricati. Le regole li destinano in genere a famiglie della valle che magari hanno più bisogno di casa, che altrimenti non riescono a trovarla. Le regole sono una comunità che rappresenta oggi più o meno la metà delle persone che risiedono a Cortina. 1200 sono circa i regolieri. E chi sono? Sono i discendenti di quegli antichi originari che si insediarono sul nostro territorio nei secoli scorsi e che generazione dopo generazione hanno portato la comunità a essere quella che è. Essere regolieri oggi significa essere discendenti di queste persone. Ci sono poche altre possibilità di diventare regolieri, quindi di essere accolti nella comunità. Non è sufficiente risiedere a Cortina, ma bisogna appunto appartenere a questa comunità attraverso delle regole, diciamo appunto delle regole un po' restrittive. Quindi possiamo parlare di una comunità chiusa, poco aperta a nuovi ingressi da parte di altri soggetti. E poi magari possiamo approfondire questo elemento. La cosa importante è che queste 1200 famiglie hanno la possibilità e anzi hanno il dovere e l'impegno di decidere le cose importanti che accadono sul territorio. Un territorio così grande, utilizzato anche per il turismo, per esempio, per le attività di vario tipo, è oggetto di impianti di risalita, di piste di sci, rifugi alpini. Ci sono moltissimi insediamenti anche di tipo turistico e commerciale che insistono sulla proprietà regoliera. Si può fare, certo, si può fare, le varie attività turistiche vengono esercitate da società private o da soggetti privati sul territorio della comunità. Per farlo occorre chiedere all'assemblea. I nostri regolieri si riuniscono almeno una volta all'anno nella grande sala congressi che c'è a Cortina e decidono le scelte che oggi diremmo le scelte strategiche. La comunità riunita decide se si fa una cosa o se non si fa, se c'è da fare un impianto di risalita nuovo oppure no. Non si decide solamente a maggioranza semplice, come si decide in qualsiasi consesso dove abbiamo la 50% di voti favorevoli più uno, allora le cose si fanno. Da noi devono raggiungersi i 2/3 o addirittura i 3/4 dei voti favorevoli
a seconda dei casi, perché un progetto possa avere l'approvazione dell'Assemblea. Quindi cerchiamo, più che l'aspetto di maggioranza, cerchiamo il consenso. Dove la comunità dà il consenso, queste cose si fanno. Se la comunità non dà il consenso, non vengono fatte. La comunità, chiaramente i regolieri sono le persone che vivono nel paese, sono persone che in piccolissima parte oggi sono allevatori e contadini, in buona parte sono persone che lavorano con il turismo, con il commercio, con l'artigianato, con l'edilizia, con tutte le attività che comportano una vita al giorno d'oggi in una località turistica di montagna. Il principio che ha ispirato i regolieri nel tempo e che ispira ancora oggi è quello che il territorio dà la possibilità alle persone di vivere in un'area attraverso l'uso corretto e prudente delle risorse. Se una volta queste risorse fondamentali erano agrosilvopastorali, le persone vivevano di questo. Oggi non sono più così determinanti, perché viviamo di altre cose, ma il principio rimane sempre lo stesso. Se noi conserviamo, e i regolieri lo sanno bene, se noi conserviamo il nostro territorio e lo custodiamo con prudenza e lo conserviamo per le generazioni che vengono, le persone continuano a venire qui in vacanza perché trovano un territorio ben gestito, ben custodito, per cui noi lo utilizziamo, lo sfruttiamo, ma sempre con quel senso di prudenza e di collettività che per noi è importantissimo. Se a Cortina non ci fossero state le regole, probabilmente a quest'ora ci sarebbero le case e i palazzi fino in cima alle montagne. Le regole hanno mantenuto e tuttora mantengono un assetto del territorio che predilige la volontà della popolazione, quindi della comunità allargata, rispetto alla volontà del singolo. La volontà del singolo è integrata, quindi non è negata, nel senso di dire non puoi fare niente, si possono fare tante cose in determinati modi, e riconoscendo alla comunità un valore anche economico di quello che fai. I principi storici e i principi attuali di questa modalità sono riconosciuti, tra l'altro, anche da leggi nazionali e regionali, sono l'inalienabilità. Tutti i beni regolieri sono inalienabili, non possono essere venduti. È una proprietà unica, non può essere venduta. Non può essere divisa in indivisibilità, non può essere spezzettata o frazionata tra gli aventi diritti. In usucapibilità non può essere esercitata l'usucapione, un termine giuridico che dice che se io continuo a usare un tuo terreno per 20 anni, dopo il terreno diventa mio, sul proprietario regoliera questo non può essere. È una destinazione agro-silvo-pastorale di fondo, che però è conciliata con parte di utilizzo turistico che si può concedere sul territorio. Quindi un legame fortissimo con la terra della comunità, un senso di legalità molto forte, una coesione sociale e un forte senso comunitario di questa popolazione. Chiaramente, essendo una popolazione ampia e variegata, vi sto dicendo le cose belle, naturalmente non vale sempre per tutti e comunque per tutto, però in generale quello che vi sto dicendo è vero, perché la gente attraverso queste modalità e questo spirito che noi chiamiamo lo spirito regoliero, tramandato di generazione in generazione, vive e ci crede in questo tipo di gestione, che è quello che poi ha salvato la territorio e quindi ha mantenuto nel tempo anche un assetto naturale molto ben conservato. Tant'è vero che dal 1990, come appunto nell'introduzione era stato detto, le regole hanno potuto acquisire la gestione del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. La Regione Veneto nel 90 ha istituito questo parco. Negli anni precedenti era stata espressa la volontà della regione di istituire una serie di parchi, e le regole si sono proposte nella gestione di un parco che corrispondeva sostanzialmente al loro territorio. Quindi ha detto: chi meglio di noi, che da 1000 anni gestiamo questo territorio, è in grado di continuare ad assicurare questa tutela? È stata una sfida per noi, è stata una sfida per la regione, non è stata una cosa
automatica, perché c'è stato da lottare e da combattere. Il presidente delle regole dell'epoca, Ugo Pompanin, è stato molto bravo, nel senso che è riuscito a ottenere dalla Regione Veneto una conciliazione tra un interesse pubblico, che è l'interesse di una regione, di un ente territoriale, di un parco, quindi per una speciale conservazione del territorio, conciliato con l'interesse di una comunità che di questo territorio vive. È stato messo insieme questa cosa, è diventato un connubio che ha portato, appunto, oggi sono 31 anni che il parco viene gestito dalle regole in accordo con la regione, in modo molto, molto, devo dire, molto armonico e molto condiviso anche dalla regione, in modo autonomo. Le regole gestiscono in modo autonomo, quindi gestiscono con i loro organi amministrativi, con le loro modalità, eccetera, un parco, rispettandone le leggi. Perché? Perché alla fine le finalità del parco e quindi delle regole sono assolutamente compatibili, sono sempre finalità di interesse pubblico collettivo. Giochiamo un po' su queste due parole, pubblico e collettivo, ma quando fai l'interesse di una comunità molto allargata, tu fai anche l'interesse del pubblico, perché fai l'interesse di tutti e mantieni il territorio, che poi tutti possono goderne, non solo i regolieri, ma tutte le persone che lo frequentano, lo vedono. All'interno del parco noi gestiamo la sentieristica, come vi ho detto, per cui abbiamo sgravato il CAI dall'impegno su parte del territorio. Considerate che il parco è più o meno metà del territorio delle regole, metà nel parco, metà è fuori del parco. Il parco occupa, diciamo, la parte nord di Cortina, quindi i gruppi montuosi, e la parte settentrionale, al confine col parco di Fanna e Senne Zebraies, e molto vicino al parco delle Dolomiti di Sesto, nella provincia autonoma di Bolzano. Abbiamo la tutela della fauna, quindi rispetto al resto del territorio nel parco c'è il divieto di caccia, e le altre attività sono in più rispetto alla gestione normale, sono l'orientamento dei flussi turistici, pubblicazioni, ripristini ambientali, che oltretutto facciamo anche fuori. Il fatto di gestire un parco non significa che ciò che è fuori parco venga tutelato in misura minore. Noi cerchiamo di mantenere lo stesso equilibrio di tutela all'interno del parco e anche fuori, proprio per un nostro modo di fare. L'educazione ambientale ci teniamo molto a fare, perché per noi è importantissimo che siano i giovani a raccogliere questo testimone. Uno dei grandi principi delle regole è appunto quello di avere ereditato dai nostri vecchi, dai nostri nonni, un bene, di esserne custodi e di conservarlo per le generazioni future. Per cui lavoriamo con i ragazzi, lavoriamo nelle scuole, portiamo i ragazzi d'estate, ogni martedì si portano tutti i bambini del paese in giro per il parco, con un guardiaparco, a conoscere il territorio. Si fa secondo me forse ancora troppo poco, perché l'educazione verso le nuove generazioni è uno degli aspetti più importanti che vanno perseguiti. Vado verso la chiusura, perché insomma le cose che ho detto sono tante, poi magari lasciamo un po' di spazio agli interventi, sperando di essere stato abbastanza chiaro. Il concetto qual è? La buona notizia che si vuole portare con questo contributo è che ci sono in Italia luoghi in cui la proprietà collettiva esiste e funziona, dove la comunità riesce a mantenere l'assetto del territorio e della cultura locale a beneficio di tutti, conciliando le esigenze economiche della popolazione con il mantenimento degli assetti ambientali. Lo spirito regoliero di cui vi accennavo prima, che anima la gente della mia terra, è questo: essere consci di avere un ruolo temporaneo nella storia della terra, di raccogliere con coraggio questo testimone con spirito di solidarietà fra le persone che vivono nella comunità, passate, presente e futuri. La terra che ci è stata affidata dai nostri padri, che l'hanno vissuta e custodita prima di noi, sta a noi l'essere capaci di conservare ciò che abbiamo ricevuto in prestito, passando poi nelle mani dei nostri figli, magari migliorato ma non compromesso. Sarà il giudizio di chi verrà dopo di noi a stabilire se questo compito l'abbiamo saputo svolgere con dignità e onore. Per noi questo è una cosa molto molto importante. Fino adesso vi ho parlato delle cose belle, per cui vi ho parlato bene della ditta, diciamo. In realtà ci sono molte criticità in tutto questo sistema, perché noi viviamo all'interno di una comunità
e di una nazione e di una società che spesso non condivide questi principi. Anzi, in realtà a voce tutti li condividono perché tutti sono portati a dire che tutelano l'ambiente, nessuno ha mai sentito nessuno che ha detto che è contro l'ambiente, per cui tutti tutelano, tutti sono per la tutela del territorio, però in realtà sono poi i fatti che dimostrano se questa cosa è vera oppure no. Per cui abbiamo diverse questioni aperte che sono questioni dell'attualità di oggi. Ho buttato lì qualche esempio, ma solo per raccogliere poi degli vostri stimoli in questo senso, la rete delle proprietà collettive, cioè esistono in Italia e nel Veneto molte proprietà collettive che funzionano, che alcune che hanno più difficoltà e con gli strumenti che oggi la tecnologia ci dà, riuscire a mettere insieme in rete queste proprietà collettive è uno sforzo che vale la pena fare. Il regresso del settore agricolo, quindi la difficoltà di avere appunto animali al pascolo, quindi di mantenere un certo assetto del territorio. La questione della partecipazione della donna, da noi la donna ha un ruolo un po' secondario, dopo magari se qualcuno è interessato vi spiegherò anche un po' nel dettaglio. La questione demografica, una comunità chiusa è una comunità che non ha, che ha poco ricambio e quindi nel tempo rischia di assottigliare sempre di più le sue fila rispetto all'importanza di un territorio che gestisce. La questione educativa, ne ho parlato anche prima, per noi è fondamentale che questo messaggio e questo spirito passi alle nuove generazioni. Una volta di regole si parlava in casa, le regole erano la vita per le persone. Tutti avevano contatto con le regole perché tutti avevano una necessità di lavorare sul territorio. Quindi erano principi che erano vissuti, ce l'avevano proprio nel sangue della famiglia. Oggi non è così, quindi è necessario entrare nell'educazione dei ragazzi del posto anche con un linguaggio che loro possono capire, con una modalità che non è più quella di una volta, con un linguaggio che deve essere adeguato. La casa per le giovani famiglie, continua abbiamo problemi per le case, insomma, per le case per i residenti e poi le grandi questioni, quelle dei mondiali di sci e delle Olimpiadi, che sono grandi eventi, i mondiali sono appena terminati, le Olimpiadi andremo a vedere cosa accade, sono grandi eventi che al di là della propaganda che ne viene fatta, c'è un punto di domanda se siano compatibili con una corretta gestione del territorio. E vi dico al di là della punta della propaganda perché di ambiente e di sostenibilità ne parlano, si riempiono tutti la bocca, ma poi nei fatti bisogna vedere se questa cosa è vera. E le regole si trovano appunto, sono trovate con i mondiali 2021 e ancora di più con le Olimpiadi, ad essere comunque custodi di un territorio che vogliono mantenere per le future generazioni. Quindi a noi non interessa che da un punto di vista appunto della comunità in tempo breve nella gestione, uno sviluppo in tempo breve, noi guardiamo a un respiro molto più lungo ed è questo appunto l'impegno e la sfida che abbiamo noi. Adesso chiudo e lascio la parola a voi se ci sono domande, se ci sono interventi, curiosità o quant'altro. E vi ringrazio. Bella esposizione di Stefano Lorenzi. Direi che c'è la possibilità ora di fare alcune domande, la possibilità di colloquiare con il nostro relatore viene data dalla chat che è presente su Facebook. Allora, ci sono già alcune domande che non so se Stefano riesce a Allora, vederle vedo. o te le leggo. Allora, per Ne vedo una esempio, sola intanto. Allora, la proprietà Maurizio. regoliera può essere soggetta ad esproprio per pubblica utilità? In realtà sì, in realtà sì. La proprietà regoliera ha un'utilità generale riconosciuta dalla legge, ma può essere subordinata all'utilità pubblica che è
di un livello, di un grado superiore. Un ente pubblico può espropriare la proprietà regoliera per un intervento pubblico, può essere per esempio la costruzione di una strada. Noi abbiamo sempre cercato di evitare espropri il più possibile. Dove ci sono state queste situazioni, abbiamo cercato una mediazione sempre e continuiamo a cercarla con l'ente pubblico. Allora l'ANAS ti costruisce un tratto di strada, naturalmente è un interesse pubblico che ci sia una strada. Invece che espropriarmi il terreno, te lo concedo gratuitamente per 100-200 anni. Per noi, come vi ho detto, il respiro è molto lungo, e hai l'uso, ma la proprietà rimane a noi. Fra un secolo o due, quando la strada passerà da un'altra parte, la proprietà rimane delle regole. L'altra, qui ce n'è un'altra. Sono molto preoccupato per le opere in vista delle Olimpiadi, i lavori per le piste viste la scorsa estate a Como e a Quadriscemi hanno impressionato in negativo, cosa può dirci? Dunque, i lavori relativi al Cortina 2021 sono stati realizzati per lo più su proprietà comunale, quindi come vi dicevo, il 90% del territorio ha delle regole, il 10% è comunale, quindi nella zona del Codrusce erano terreni comunali. Comunque l'esperienza ha segnato il fatto che gli interventi fatti sulle piste, al di là di qualche modifica, miglioria sulle piste di sci, gli interventi, ma qui vi sto dicendo una mia personale opinione, per cui non è l'opinione delle regole, ma è la mia personale, molti interventi sono stati fatti solamente per l'interesse delle gare e dell'evento in particolare, quindi nel Codrusce, altri, e quindi la priorità è stata data non all'interesse della comunità nel tempo, ma dell'interesse delle gare, non su tutto, ma insomma la cosa è stata questa. E c'è stato un decreto legge che ha nominato un commissario, ha stanziato un sacco di soldi e quindi le decisioni sono venute soprattutto dall'esterno, sono venute da chi metteva questi soldi, sono venute dalla Fisi e quindi da soggetti che non operano sul territorio e non hanno neanche l'obiettivo di tutela del territorio. Per le Olimpiadi ho forte timore che sarà così, perché le scelte che spetteranno alla comunità saranno molto molto marginali. E vi faccio un esempio sulla preoccupazione per le Olimpiadi. Personalmente sono preoccupato anch'io, e il funzionamento delle cose è proprio l'inverso di quello che funziona nelle regole, come vi ho detto. Da noi una scelta importante va presa da numero maggiore di persone, quindi se devo fare una scelta importante devo coinvolgere il maggior numero di persone, quindi regolieri. Quando la maggior parte della comunità è d'accordo si fa. Viceversa, la scelta per esempio è stata una scelta fatta esclusivamente dall'amministrazione comunale, senza sentire i cittadini. Quindi una scelta fatta al vertice, in accordo con la regione e altri soggetti, ma siamo proprio in una logica completamente diversa, che poi è la logica di quelli che sono i grandi eventi un po' ovunque. Impegno delle regole sarà quello di stare attenti e tutelare al massimo la loro proprietà. E se ci sono degli interventi da fare, fare in modo che sia la comunità nella sua assemblea a decidere di farli, altrimenti ci si oppone. C'è un'altra domanda, eccola qua. In prospettiva credo che dovrà essere aperta la partecipazione ai nuovi residenti, in quanto la proporzione fra vecchi residenti e nuovi è destinata a diminuire nel tempo. Questo è giustissimo, è un elemento che ho fatto presente attraverso studi demografici che ho fatto da molti anni. E chiaramente, essendo una comunità chiusa, se voi pensate che una volta ogni famiglia aveva 4, 5, 6 figli, oggi se ne hanno uno, forse due, è tanto, poi i ragazzi, quelli che studiano, vanno altrove, vanno all'università, spesso escono del paese, per cui abbiamo una comunità che va restringendosi nel tempo, quindi è indispensabile che ci sia l'apertura a nuove famiglie. A quali famiglie? Secondo il nostro principio, non un'apertura indiscriminata a chiunque risieda sul territorio, ma nel mantenere la logica regoliera è un'apertura alle persone che si sono insediate, sono diventate parte del tessuto sociale e hanno acquisito una mentalità o comunque una sensibilità che è simile alla nostra, e ce ne sono molte di famiglie a Cortina in questa condizione qui che
ancora non sono regoliere, ma io spero che nei prossimi anni lo potranno diventare. Quindi questa apertura, secondo me, è fondamentale anche per portare nuova energia, nuove idee. Oggi la cosa importante è che ci siano persone che si dedicano all'interesse collettivo, che si dedicano alla cosa di tutti e che lo facciano con testa, con entusiasmo, con idee nuove. A me interessa conoscere più a fondo il ruolo della donna all'interno del sistema delle regole. Questo è un po' il tasto dolente per le regole di Cortina. Non tutte le proprietà collettive hanno questo tasto dolente, noi sì. Qual è la questione? Veniamo da una comunità che aveva un principio patriarcale. Avevamo la famiglia patriarcale che formava il grande nucleo familiare. Oggi non è più così. Però i principi, le forme di trasmissione dei diritti sono rimaste quelle. Ogni regoliere trasmette a tutti i figli maschi i propri diritti, quindi tutti i figli di un regoliere maschi diventano regolieri. Se non ci sono maschi, i diritti passano a tutte le femmine. Noi le chiamiamo femmine da roba, cioè le donne che portano la roba della casa. Queste donne mantengono e conservano i diritti solo se sposano un regoliere, se sposano uno che non è regoliere, perdono tutto. Questa cosa oggi è Anacronistico. abbastanza, come dire, fuori dal tempo, è un po' fuori dal tempo ed è fuori un po' dalla logica delle nostre, della società civile. Ha una ragione storica, ma non ha una ragione più per esserci. Cioè, una volta c'era per un motivo, adesso non è più così. Oltretutto, se nella famiglia ci sono un figlio e una figlia, come nel mio caso, un maschio e una femmina, i diritti vanno tutti a maschio e la femmina no. E questo anche non è corretto. Proprio intanto per una questione di equità sociale e secondo perché appunto le donne che partecipano possono comunque al pari degli uomini portare idee, portare energia, portare lavoro, eccetera. È una cosa che va modificata, che va aggiornata. Ci stiamo lavorando da tanti anni insieme a tante persone, c'è però diciamo, uno zoccolo duro di conservatori che dal momento che noi abbiamo bisogno di questi larghissimi consensi, in questo caso basta una minoranza ma ben consolidata a bloccare certe necessità o comunque le proposte di una maggiore apertura. Io credo che ci arriveremo. Con un po' di pazienza, però vi dico è molto difficile. Ed è difficile non tanto perché il regoliere ha paura della donna, quanto perché il timore di alcuni regolieri, questi più conservatori, è che attraverso la donna che sposa il non regoliere ci sia un ingresso forzato di forestieri all'interno della comunità, di persone che magari loro non vogliono, e quindi questo limita il discorso. Questo per farla molto semplice, un po' più dinamica la cosa, però sì, in effetti è così. Però se un regoliere sposa una donna non regoliere, succede la Nessun stessa problema, cosa. nessun problema. C'è un'altra domanda, eccola qua. Questa della Fiorenza Miotto a occhio, eh. Dunque, si può ritenere che l'origine delle regole sia nelle Romanie Longobarde? Sì, secondo la storia, diciamo, giuridica delle regole, appunto questo diritto germanico portato, scusate, portato nell'Alto Medioevo dopo la caduta dell'Impero Romano, dopo la caduta di Roma, e c'erano appunto questo tipo di, che era un po' l'embrione di quelle che poi diventeranno le regole, quindi secondo gli storici sì. Come sono i rapporti con l'amministrazione comunale? Il comune, allora, i rapporti sono generalmente buoni, perché le regole sono, diciamo, uno dei principali interlocutori del comune, avendo la maggior parte del territorio. Va detto e chiarito, prima non l'ho detto, che le regole non hanno schieramento politico. Chi amministra le regole e c'è un sistema di turnover all'interno dell'amministrazione che impegna praticamente quasi tutti, almeno una volta nella vita, a partecipare alla gestione della proprietà collettiva.
ma il turnover è talmente, talmente veloce che difficilmente riescono a formarsi dei gruppi come possono essere delle fazioni all'interno della comunità. Quindi all'interno della deputazione reguliera, che è il consiglio di amministrazione, si lavora proprio per buon senso, quindi non c'è colore politico. All'interno con l'amministrazione comunale si cerca sempre di andare d'accordo, ma devo dire che per un'amministrazione comunale avere un soggetto che è proprietario della maggior parte del territorio e che porta in piazza, cioè porta alla comunità tutte quelle che sono le decisioni, non è sempre una cosa gradita al comune. In ogni caso ci sono le competenze sono ben definite, sono ben distinte, per cui complessivamente i rapporti sono buoni. In alcune fasi della storia dove alcune persone portavano questioni, diciamo, politiche all'interno delle regole, magari perché erano persone che appartenevano prima a una minoranza in comune, poi sono stati eletti alle regole, allora devono far rivendicare il comune così. Ecco, dove sono successe queste cose, alla fine sono nati litigi e basta, e non c'è stato nessun tipo di profitto. Sì, non ci sono altre domande, no? No, anch'io penso che poi, siccome il 50% dei cittadini di Cortina sono regolieri, non credo che funzionino come un partito politico, dico, come forza di pressione, voglio dire, perché avranno anche al loro interno, su alcune situazioni, le posizioni saranno molto variegate, tranne forse quelle che riguardano proprio le regole. Però sicuramente, come dire, su alcune questioni possono essere importanti nella determinare delle decisioni a livello comunale, penso. Quindi, voglio dire, la regola avrà un suo peso, cioè le regole avranno un loro peso, insomma, anche se, ripeto, non credo che siano che lavorino come dei partiti politici. Però a livello regionale, per esempio, cioè Cortina non è un normale comune, no? Voglio dire, è un comune ben importante per quello che riguarda la gestione della montagna. Per esempio, abbiamo parlato dei mondiali e delle olimpiadi, c'è un progetto regionale che prevede, per esempio, i grandi collegamenti che dovrebbero partire da Cortina, quello di collegare Cortina con Arabba e collegare Cortina con la Val Fiorentina. Non so quanti di questi territori siano in qualche modo gestiti o influenzati dalle regole, però voglio dire, è una bella decisione impegnativa anche dal punto di vista ambientale. Le regole, se dicono la loro nei confronti di questi progetti regionali, contano come Cortina, cioè un comune che fa parte di tutto questo grande progetto, oppure possono essere ascoltate anche in modo più importante, insomma, più decisivo? Quello che sono le scelte in questo caso, soprattutto per la zona che riguarda il Falzarego, quindi la possibilità di un prolungamento degli impianti verso Araba, interessa la proprietà regoliera, quindi saranno, per noi è importante che sia, anzi è fondamentale che siano i regolieri a decidere se sì o se no. Se il progetto poi che verrà presentato, se verrà presentato un progetto, i regolieri lo accolgono, allora si potrà dire che c'è il consenso delle regole, altrimenti no. La stessa amministrazione regoliera, non avendo questa facoltà di poter dire di sì o di no, non può esprimersi in merito. Il peso delle regole ha un peso, sì, forse potrebbe anche essere pari a quello del comune rispetto alla regione. E senz'altro hanno un peso politico importante, perché per un comune mettersi contro le regole significa mettersi, al di là del colore politico, significa che ti metti contro metà della tua popolazione, ti metti contro le regole. Per cui nessun sindaco
cioè i sindaci tendono comunque a evitare di mettersi in contrasto con le regole perché non è conveniente. E ci si difenderà se verranno imposti impianti di risalita o strutture sul territorio contro il consenso della comunità, la comunità andrà a difendersi con tutti gli strumenti che la legge gli mette a sua disposizione. Cioè questo è poco ma sicuro. Compreso l'opinione pubblica, che insomma oggi ha un'importanza. Beh, è importante, certo. Sì. Io non vedo altre domande, tranne una della Simonetta Pollazzi che dice: va, non ho capito bene cosa, che domanda. È partita una domanda incompleta. No, se ci sono rapporti con le associazioni locali, come le associazioni alberghiere, l'associazione alberghiera. Ci sono alcuni rapporti, sì, per iniziative che, per esempio, l'associazione albergatori esercita sul territorio. I rapporti sono con l'associazione degli impianti a fune, naturalmente un po' con tutte le categorie economiche dove ci siano iniziative che interessano la proprietà delle regole. Da noi c'è un grande tessuto di volontariato e di associazioni sul territorio con cui noi collaboriamo volentieri, prima fra tutte appunto il CAI che vi dicevo prima, con cui si lavora per la manutenzione dei sentieri, eccetera. Per cui poi moltissimi soci del CAI sono anche regolieri, per cui ecco, è una delle collaborazioni proprio sul territorio, molto, molto pratica, molto, molto di lavoro anche fisico, che sono tra le più importanti che abbiamo. Sì, quello sì. Io non vedo altre domande. Se c'è qualcuno, si faccia avanti con la chat. Altrimenti ringraziamo Stefano Lorenzi. Devo dire che questa serata è andata bene, oltre per la bellissima esposizione di Stefano, anche perché il sistema ha funzionato bene, quindi vuol dire che veramente hanno messo a posto questo collegamento tra StreamYard e Facebook. Ecco, io vi saluto, vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà la settimana prossima, quindi non fra 15 giorni, perché questa è slittata appunto di una settimana. C'è un'altra domanda. Se vuoi rispondere, come vede il futuro della montagna, lavoro, demografia, sviluppo? È un domandone. Una serata per questo. Alla prossima serata, dipende. Penso la montagna è un termine molto generale, e in generale Cortina fa un po' eccezione rispetto alle altre situazioni di paesi di montagna. Lo vedo nel contesto regoliero, perché molte comunità regoliere sono anche appunto nel paese del Bellunese. Cortina fa un po' eccezione perché probabilmente è una scala diversa. Quello che dico io è che è un po' il principio che amo condividere, è quello di una coscienza di chi siamo, come persone che vivono in montagna, e una volontà di rimanere e di lavorare poi per rimanere nella montagna, per viverci e per comunque continuare a prosperare. Ci sono tante difficoltà, soprattutto nelle comunità più piccole, però secondo me c'è la possibilità. E se questa possibilità sarà raccolta dai montanari, dalle persone che tradizionalmente ci vivono, sarà una scelta forse che porterà appunto a una continuità nella storia, altrimenti qualcun altro verrà e si insedierà insomma nel tempo. E sul discorso dello sviluppo ci sarebbe tantissimo da parlare, soprattutto sulla parola sviluppo, perché ognuno ha un po' un'idea diversa e c'è tantissima diciamo propaganda, demagogia, ipocrisia nella questione dello sviluppo, così come nella questione della tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, di queste cose, insomma varrebbe la pena fare una serata solo su questo. Vi lascio così perché è un domandone, non saprei da dove raccoglierlo.
altre domande non ci sono. Allora, finisco io. Ecco, la settimana prossima avremo una serata sulle zecche. Ormai la stagione è quella giusta. Le varie greggi si stanno aggirando per i nostri territori, quindi anche quello aiuta. E quindi sarà la dedichiamo a questo argomento. Poi fra 15 giorni, cioè fra 3 settimane da oggi, ci sarà un'altra serata che sarà una sorpresona per voi e anche per noi, perché ci è saltata quella che abbiamo programmato, quindi dobbiamo reinventarla. E quindi intanto vi diamo appuntamento alla settimana prossima, a martedì prossimo, e poi ci rivedremo fra 15 giorni. Arrivederci, buona serata, ancora grazie a Stefano Lorenzi, che verremo a trovare sicuramente, stavamo giusto parlando con la Fede, in quel di Cortina, così ci illustrerà anche le belle cose che avete nella casa, nelle regole, e potremmo bere uno spritz assieme. Va bene? Grazie a voi. Arrivederci a tutti, buona ciao, serata. Grazie ancora a tutti, ciao.